Un benvenuto ai nostri telespettatori che si sono collegati per assistere a questa chiacchierata. Oggi parleremo di cinema, parleremo con un caro amico, non lo vedo da tempo, e quindi mi fa piacere dialogare con lui, scambiare quattro chiacchiere e cercheremo di parlare di cinema a 360 gradi. Dove sei? Eccoti! Ciao Eccoci. Gabriele! Ciao, grazie dell'invito. Gabriele o Gabriel, come preferisci? No, Gabriele. Gabriele? Sì, Gabriele ha una storia che tu conosci bene, quindi. So che sei in tenuta da matrimonio. Sì, hai visto? Sì. Quindi ho privato la tua presenza a qualche cerimonia importante, cosa è matrimonio, battesimo, cresima. Il mio giro in moto, che è peggio. Uccide in modo peggiore. Che moto hai, Gabriele? Ma non si capisce? No, assolutamente, no, no. Questa è pubblicità occulta. Va No, bene, va bene. è solo passione. È passione. E il Sì. Beh, casco? Lo usi il casco, sì. Ecco, non mi serve tanto. non so. Serve sempre il casco. Lo so che Sì. allora, i nostri telespettatori, almeno quelli che non hanno avuto il piacere di conoscerti, non sanno qual è la tua passione principale oltre alla motocicletta, quella lavorativa, ovvero quella di stuntman? Quindi ci potrebbe anche stare il mansueto, anche se il cognome non si addice, che gira in moto senza casco, quindi fa acrobazie e cose varie. Hai avuto modo di presentare le tue performance in Puglia presso un istituto scolastico dove sei stato un gradito ospite. Dove hai mostrato l'uomo torcia. Non solo Sì, la non so. famosa scazzottata col professore, non te la dimenticare. La spettacolarità stava nell'uomo Sì, torcia. sì, sì, sì. Allora la gente si chiede come si realizza questa cosa? Bravo, Non ve lo dirò mai. questa è la risposta che sapevo che mi avresti dato. Peccato. No, più che altro per la sicurezza, Sì, per una allora questione di sicurezza. diciamo subito che tutto quello che si vede sullo schermo, anche nelle pubblicità dove ci sono acrobazie, che hanno a che fare con motociclette, con autovetture o anche altre cose che riguardano quella che è Ma l'attività da stuntman, sono attività pericolose e che quindi non è che si imparano dall'oggi al domani. Quindi iniziamo a dire questo che è molto importante, un messaggio molto importante. Quindi partiamo in positivo, dai. ovviamente. Ovviamente bisogna partire dal presupposto che bisogna seguire persone esperte, come per qualsiasi altra cosa. Se si vuole imparare a leggere, si va a scuola da un maestro che insegna l'ABC e poi piano piano ognuno formula la sua frase come meglio crede. Poi c'è chi nasce scrittore e chi magari non fa nulla nella vita perché non ha voglia di imparare altro. E così è stato per me. Io ho iniziato come tutti con passione. Poi con un filo di saggezza ho visto quali erano i miei limiti e ho pensato di correlarmi a qualcuno che mi potesse aiutare. E come per esempio è stato con Ottaviano Dell'Acqua, con la famiglia Folco, che comunque mi hanno guidato in questa via già 15 anni fa, qui, o di più. Sono così vecchio. Chi non conosce e le persone che hai citato, vogliamo dire quali sono i film dove loro hanno prestato il loro lavoro non fa Hanno difficile. un curriculum storico allucinante, quindi non è che posso stare. Citiamo i film, quelli più commerciali che sono alla portata di tutti, che sicuramente hanno visto tutti, da grandi a Ottaviano Dell'Acqua lo si può riconoscere da giovanissimo, credo si chiamasse Charlie, l'acrobata lo chiamavano Bulldozer. con Bud Spencer. Sì, con Bud Spencer. Poi fece quasi tutti i film di Bud Spencer come stuntman, come figurazione speciale, come attore soprattutto, perché è un ottimo attore. Poi la famiglia Folco è un'altra famiglia storica che riguarda le auto e moto acrobatiche. Nel 2003 o 2004 hanno fondato una scuola di stuntman, la prima in Italia, riconosciuta per quanto riguarda anche l'acrobatica con gli automezzi, di cui ho fatto parte con onore, come istruttore di corpo libero.
Ma non acrobatica, lì La ci tua pensavo. specialità è corpo libero? No, la mia specialità è combattimento simulato, Vogliamo in spiegare di che primis. cosa si tratta? Tutto ciò che riguarda risse, scazzottate, ma di tutte le epoche, è l'uso delle armi sul set. Quindi dalla semplice sparatoria, quindi il controllo delle armi, della sicurezza, dell'uso giusto che si fa dell'arma, del movimento che comunque l'attore deve avere con l'arma in mano, perché da lì si comincia a vedere la differenza tra l'amatore e il professionista. Cosa di cui parleremo spesso, perché è facile improvvisare magari un film guardando, che ne so, SWAT americano, video su YouTube, poi dici, ah, così si fa, lo faccio anch'io. Invece no, c'è uno studio ben articolato dietro. Sì, scusa. Quando c'è un attore che non ha mai avuto modo di partecipare a un film action oppure a un film dove c'era la necessità dello stuntman, quali sono le difficoltà più grosse, che va a incontrare chi fa il tuo lavoro? Ma un attore parli o lo stuntman? No, dell'attore, la difficoltà dell'attore che non ha mai avuto modo di, non aveva bisogno dello stuntman, non ha mai avuto bisogno dello stuntman, però in questo caso ne avrebbe bisogno e quindi c'è lo stuntman che, tra virgolette, insegna o mostra come comportarsi. Le maggiori difficoltà quali sono? La coordinazione prima di tutto, perché se una persona non ha mai fatto un determinato movimento, insegnarglielo è dura, ma comunque si parte dal presupposto che se un attore ha una determinata scena da girare, le cose si sanno molto prima e quindi si corre ai ripari. Si chiama il coordinatore, si chiama lo stuntman magari di accompagnamento, come lo chiamo io, in modo che si può guidare l'attore a fare quel determinato movimento richiesto dal regista in fase di sceneggiatura e lo si addestra in una palestra, prima di tutto. Se non ha mai tirato un pugno, gli si insegna l'ABC, come si fa in una normale scuola di arti marziali, ad avere la giusta coordinazione, e poi gli viene insegnata la tecnica da stuntman, la tempistica registica e tutte le altre cose che riguardano, tutto il concetto che c'è intorno su come può venire una scena d'azione in base anche alla capacità registica. Perché è inutile che io magari, ecco, è un argomento e magari sto andando troppo avanti, però è inutile che io insegno magari a un attore a diventare Bruce Lee, poi dietro ho un regista che ha fatto matrimoni fino all'altro ieri e non mi riesce a gestire l'inquadratura come si deve. Ed è lì che c'è la figura del regista di seconda unità, che di solito, come in America, ma noi ormai siamo lontani anni luce da stargli dietro, è fisso su ogni set perché è un settore che riguarda solo lui, perché ha lui l'esperienza riguardo quel determinato movimento da fare in base all'azione da eseguire. Cioè, è un concetto un po' straordinario. Magari il produttore italiano non c'è proprio dentro, bisognerebbe insegnarglielo. No, aspettiamo, lasciamolo più avanti questo discorso. Gabriele, sai benissimo, ti faccio un esempio. Rocky 4, Sylvester Stallone e Dolph Lundgren, Ivan Drago. No. Da quello che è stato dichiarato da Stallone a distanza di tempo, durante una sequenza girata, è stato colpito, ovviamente involontariamente, da Dolph Lundgren, e quindi ha rischiato grosso, ma come mai è possibile che possa accadere anche questo su un set cinematografico? Tra l'altro parliamo di un set internazionale con professionisti probabilmente, non dico più bravi degli italiani perché non lo possiamo dire, gli italiani hanno insegnato anche agli americani, però diciamo con più mezzi a disposizione e quindi probabilmente con una sicurezza più dettagliata. No, c'entra poco perché allora c'è sempre l'adrenalina in corso, quindi nel momento in cui l'attore, soprattutto l'attore di quel livello lì, di quel calibro, sono abituati a entrare molto nel personaggio. Una sfuggita di controllo c'è sempre, cioè nel senso che un pugno anche di un solo centimetro, se becca il punto giusto, magari sulla punta del mento, manda KO anche un omone di 110 kg. Succede perché c'è l'enfasi del momento, nel momento in cui il Chuck batte,
l'attore si trasforma e bisogna, allora il bravo coordinatore di solito calcola anche questo, se vede che l'attore stesso è, come si dice, è un po' acceso, diciamo, si fa prendere un po' troppo dall'enfasi, allora magari gli do quei 10-15 centimetri di distanza in più e vado a dire al regista di fare un movimento per nascondere questa distanza tra lui e l'avversario, perché so da prima che potrebbe succedere un incidente. Ma ti è capitato qualche volta? Spero di no, però. A me personalmente no, non ho fatto, umilmente ti dico che non ho lavorato con attori di quel calibro lì. Mi sarebbe piaciuto, ma è successa la stessa cosa anche a Van Damme, che è ancora in causa con il suo stuntman perché gli hanno addirittura cavato un occhio con un coltello. Quindi, Cioè, com'è questa storia? succede, ma perché? Perché te l'ho detto, se l'attore è un po' focoso, dipende anche dal regista e dal coordinatore che dovrebbero parlare tra di loro e dire: guarda, che il nostro amico Jean-Claude è un po' così. Si fa prendere troppo dall'enfasi del momento e magari allunghiamo un pochino le distanze tra lui e lo stuntman. Giochiamo con un'inquadratura particolare, come insegnai all'epoca ai ragazzi, ai nostri amici della scuola, e si poteva risolvere questo problema. Invece ci troviamo uno stuntman senza un occhio e Van Damme con problemi legali. Lo so. Succede. Succede, ma non dovrebbe succedere, altrimenti la figura del coordinatore sarebbe inutile all'interno di sé, perché noi pensiamo a creare la spettacolarità del momento, ma poi tralasciamo quello che potrebbe succedere in quel momento. E allora noi dobbiamo evitare questo. Gabriele, invece cosa ne pensi degli attori che fanno anche lo stuntman nel corso dei loro film? Alcuni esempi: Jackie Chan oppure Terence Hill in Italia, oppure che ne so, Ma chi mi ricordo di Giuliano Gemma, Terence Hill, ma credo. anche. Vabbè, Giuliano Gemma aveva la fortuna di aver lavorato nel circo, quindi aveva un'esperienza anche da quel punto di vista. Però non è un rischio molto grosso per la produzione, perché spesso accade, almeno a Jackie Chan è accaduto molte volte, si facciano male durante le riprese. Allora, quando si fa male lo stuntman lo puoi sostituire senza problemi, ma se si fa male il protagonista della pellicola, blocchi tutto. Ma Jackie Chan è un discorso a parte, non possiamo neanche arrivarci ideologicamente a quel tipo di produzione, per il semplice fatto che comunque lui è arrivato a prodursi i suoi film già dall'epoca, quindi era lui che se la cantava e se la rischiava da solo, questo non conta niente. Per quanto riguarda noi, scene così pericolose di quel livello lì non ce ne sono. Oltretutto, ritornando sempre al discorso del buon coordinatore, esperto all'interno e professionale, soprattutto all'interno di un set, è proprio questo: rendere il rischio sotto lo 0,00001%, in modo che anche un bambino di 7 anni potrebbe guidare una macchina e capottarla e uscire indenne senza danni. Quindi, alla fine, ecco, ritorniamo sempre a quel discorso: rivolgetevi ai professionisti con esperienza che sanno fare il loro lavoro, cioè che non abbiano sul curriculum magari qualche vittima da piangere. Perché purtroppo è successo anche qui in Italia. Un punto negativo per il cinema italiano, se vogliamo Uno. trovarlo, per quanto riguarda gli stunt, è quello che vengono tenuti in considerazione rispetto a quello che avviene negli Stati Uniti in maniera diversa, ovvero nei titoli di coda figurano proprio all'ultimo, quando ormai la gente si è alzata dalla sala, è già tornata in macchina oppure a casa, mentre in America sono tra i primi a essere menzionati. Parliamo dei titoli di coda. Come Come mai? indicazione? E come mai avviene questo? In Italia non vengono considerati da questo punto di vista. No, allora io penso che sia una questione soltanto di importanza per la produzione, diciamo, mettiamo così. Ovviamente, se io giro un film d'azione, so benissimo che i protagonisti non sono solo gli attori, ma sono stati anche gli stuntman, perché sono loro che comunque, grazie a loro, il film d'azione si può fare. Però questo da parte nostra è soltanto dai 20-30 anni, perché qua io mi ricordo film dove c'è scritto subito prima del regista, magari prima di Castellari, si leggeva Maestro d'armi Rocco Lerro, per farti un esempio. Anche in Django, il primo, non quello di Tarantino, ma quello di Castellari, giusto? Non farmi fare figuracce. purtroppo, cioè, c'era come si dice, l'abitudine di dare il giusto merito
e quindi fare riferimento sui titoli di testa e non di coda, subito direttamente sui titoli di testa si nominava il maestro d'armi. Però parliamo di più del passato, di Però molti anni. parliamo del passato, tutto quello si è rovinato col futuro, ma ne parliamo tra un po', quindi almeno Tra un così. po' parleremo anche di questo. Allora, volevo farti un'altra domanda. Abbiamo citato più o meno qualcosa, però non abbiamo detto dove tu hai lavorato. Allora, c'è stato innanzitutto un film girato, se non erro, in Puglia, dove tu hai avuto modo di... o no? Ma tanti se ne sono fatti, adesso quale? No. Allora. Allora, Guardia di Finanza protagonista, dai. Ah, ok, le bande, Operazione Primavera. Sì, Hai sì, visto? sì. È Andiamo subito. stata una delle mie prime esperienze, ti dico la verità, bellissima, perché è lì che conobbi finalmente, personalmente, perché altrimenti già era il mio mito da tanto tempo, il mitico Ottaviano Dell'Acqua. È lì che cominciò a prendermi un po' in considerazione. Fu lui ad incoraggiarmi a continuare perché comunque quello che feci in quel set era qualcosa di anche oltre le mie capacità, nel senso che sinceramente non mi sarei mai immaginato di dovermi tuffare da una barca in corsa o scendere da un elicottero o saltare sui tetti di Alberobello. Quindi cioè, tutte cose molto simpatiche e lui apprezzò questo, anche il fatto che anche se ero un ragazzino, capì che veramente la passione forte, ma anche la mancanza un po' di preparazione. E quindi mi diede tanti bei consigli e oggi se mi trovo qui con un bel bagaglio, di esperienza, lo devo anche a lui. Hai anche avuto modo di prestare il tuo servizio a una trasmissione televisiva, scherzi a parte, uno scherzo fatto a... Allora, credo a Marzocca, Marco Marzocca. Ok. Lo vogliamo Come? presentare? Lo ricordi? Te lo ricordi? Ti ricordi qual era lo scherzo? Sì, credo che doveva fare un incontro di odio. Non me lo ricordo. Va bene, No, mi ricordo solo che dovevo prenderlo a pugni dentro un ring fatto da dei colossi allucinanti. facevi in Il pratica pugile. il pugile, sì, ma Sì. il provocatore facevi, giusto? Sì, qualcosa mi ricordo, ma vago. Ma ricordi almeno a fine dello scherzo, quando si è scoperto che si trattava di uno scherzo, se ti ha preso a parolacce oppure Ah. abbracciati, cosa è successo? No, figurati, no, mi ha detto in classico proprio finlandese stretto, e mortacci tua, così proprio. Senti Gabriele, allora noi ci lasciamo quando parlavamo di progetto Stuntman, te lo ricordi? Quando avevo i capelli, avevo i capelli, avevo comunque una Guzzi, diversa da questa, ma sempre. Senti, progetto Stuntman aveva tanti protagonisti, erano menzionati parecchi protagonisti, tanta gente importante, tanti, diciamo, andiamo da, Assolutamente. citare qualche nome, Bud Spencer, Sergio Martino, Bolognini, No, poi... allora, Luciano Martino, Manolo Bolognini e Bud Spencer, pace dove riposano, perché Eh sì, purtroppo sono scomparsi tutti e tre però... ultimamente. Di questo progetto che Ok. ovviamente ha qualche anno che tu hai lanciato e ci sono anche e c'erano anche invece personaggi ancora per fortuna tra di noi, ovvero Enzo G. Castellari e Franco Nero. Ok, mitici, sì. Quindi questo progetto è stato ideato da te? No, allora è stato ideato da Tommaso Basti, Sì, con studente dell'Accademia delle Arti e comunque, come si chiama l'Accademia dell'Aquila? Non farmi fare figuracce. Lo chiamiamo Tommaso e chiediamo. Ah, vabbè, non lo so. Sinceramente, gli è morta la nonna settimana scorsa. Sì, Ah, mi dispiace. gli manderò le condoglianze da parte tua. Amico Tommy, sì, che ho conosciuto Cioè. personalmente, è stato tuo collaboratore in quello che è stato Sì, il lui è stato. Allora, l'idea è nata da lui perché ovviamente io avevo già esperienza come stuntman. Questa è stata 2 anni dopo l'esperienza che narrammo prima in Puglia con le bande.
dove lui peraltro fece un bellissimo backstage. E disse: io devo presentare una tesi a questa Accademia dell'Aquila, quindi ho bisogno di un'idea. E io dissi: guarda, scusa, c'hai a me a fianco, facciamo qualcosa sugli istanti. E lui: ah, bella questa cosa, e cominciò a fare questo giro di telefonate. Questa cosa. Premetto che, venendo dal nulla, ci siamo ritrovati tutto ad un tratto a prendere un caffè con Bud Spencer, a farci una partita a biliardo con Franco Nero, a bere succo di frutta con la carissima, con la moglie di Enzo G. Castellari, che è una persona stupenda, con lo stesso Enzo che ci narrava di tutta la sua storia del cinema in giro per il mondo, e tu puoi immaginare la forte emozione che avevamo noi da semplici appassionati a trovarci a tavola, così dal nulla, perché comunque questo argomento piaceva a tutti, erano proprio interessati, perché dopo a un certo punto, una volta che abbiamo iniziato a girare il documentario, ho sentito quasi una voglia di sfogarsi che avevano loro attraverso il nostro canale per descrivere quello che alla fine è diventato il cinema di oggi. Ci narrano di quanto era bello una volta, dove c'era la libertà di voler fare cinema, di poterlo fare senza troppe restrizioni, quando la politica non ci metteva troppo lo zampino, quando le distribuzioni internazionali funzionavano. Per esempio, Luciano Martino, nella stessa intervista, dice più volte critica la distribuzione, il fatto che comunque un prodotto non riesce a essere distribuito come dovrebbe. Non ci sono più i buyer, quelle persone che prendono il prodotto e dicono: ah, questo è un bel prodotto, adesso te lo vendo all'estero, via, pam. Una volta era così, ci si muoveva di più, c'era più voglia di farsi conoscere nel mondo. Adesso è tutto fermo, sinceramente. E io ti ripeto, non sono un produttore, anzi, non li invidio proprio, poverini, però siamo in una situazione un po' catastrofica del cinema italiano. Mentre tutto va avanti come se fosse un'industria, noi siamo fermi a fare le opere d'arte. Capire, facciamo così, dai, voglio farti parlare in positivo. Il cinema italiano, ieri, oggi e domani. Allora, ieri te l'ho descritto già, tutto molto più facile, tutto molto più bello, e vabbè. Allora, Il voto è positivo. Qualche voto diamo il ieri? voto è positivo, a quello di ieri? No, quello di ieri è positivo, dovrebbe Sì. tornare tutto come all'epoca, sinceramente, bisognerebbe fare un passo indietro perché noi andando avanti ci siamo involuti invece di evolverci. Sinceramente, il problema principalmente è quello. Dovremmo tornare a quattro passi indietro e fare lo stesso percorso che si faceva una volta, sia con i distributori, sia col fatto che la politica ti dava la possibilità di fare, ma anche privatamente. Adesso, se non passa tutto attraverso il MIBACT e si aspettano 3, 4, 5 anni per poter avere una risposta negativa o positiva, il produttore rimane lì così ad aspettare: ma sto film lo faccio, non lo faccio, ci stanno i soldi, ci stanno i soldi. Stai già parlando del cinema di oggi. Adesso sono passato da attraverso. Ieri abbiamo dato un giudizio positivo. Oggi invece che giudizio diamo? Ma oggi io non lo vorrei proprio giudicare perché per me è catastrofico, cioè neanche negativo, è catastrofico. Non si andrà avanti. Adesso leggevo addirittura che dal 20 febbraio il nuovo governo, e lì non ci metto la politica in mezzo, ha aumentato l'aliquota dal 30 al 40%. Cioè, già è un'industria già che sopravvive. Adesso cominciamo anche a aumentare le aliquote, le tassazioni e tutto il resto, le difficoltà allucinanti per prendere quattro spicci per girare un film. Non si sta agevolando questo settore, anzi, lo si sta distruggendo completamente. Quindi il cinema italiano del domani lo vedi Che come? non ci sarà un cinema italiano nel domani, semplicemente. Cioè, per quanto mi riguarda, ormai qua è tutto morto, stiamo resuscitando i cadaveri. È così. Io almeno questa è la mia visione. Attenzione, magari c'è chi mi smentirà e sarò felice di essere smentito,
con qualcuno che mi dirà: guarda, non è così, non ti preoccupare perché le cose stanno funzionando in quest'altra maniera. E io sarò il primo a richiamarti per un'altra intervista e scusarmi in diretta e dire: guarda, ho sbagliato tutto io, Senti, scusate. Gabriele, allora il cinema di ieri contava molto su produzioni che poi sono state anche copiate dagli americani, quindi parliamo di maestri come Sergio Leone, lo stesso Enzo G. Castellari che aveva meno fondi a disposizione, però riusciva a realizzare film cosiddetti non dei propri colossal, ma cito un film, L'ultimo squalo, realizzato da Enzo G. Castellari, fu distribuito negli Stati Uniti poco prima dell'uscita dello Squalo 2 diretto da Steven Spielberg. Da quello che si dice, si riuscì, tra virgolette, a far circolare poco il film L'ultimo squalo di Castellari negli Stati Uniti perché spaventava la grande produzione americana. Questo avveniva prima, in passato. Si realizzavano Allora, questi film. Noi abbiamo anche insegnato agli americani come si faceva un film, il western, quindi dicevo. tu l'hai detto bene, infatti spaventava, ma non è che spaventava il titolo o il film, spaventava il nome di Castellari, per il semplice fatto che sapevano qual era la qualità del cinema italiano all'epoca. Con pochi Cioè, soldi si faceva un prodotto decente. mentre loro avevano bisogno di milioni di dollari, noi con neanche mezzo miliardo, ti parlo di vecchie lire ovviamente, i ragazzi non riusciranno a farsi il calcolo mentale veloce, però si parla di 500 mila euro, ecco, mettiamo così, si riusciva a fare un filmone di quei livelli lì, Sì, ma perché c'era la genialità. perché negli anni tutto questo è cambiato? Si realizzavano i film con pochi soldi, si realizzavano film che incassavano. Dopodiché si è deciso, non lo so per quale motivo, di cambiare rotta e quindi di puntare esclusivamente su quello che è il cinema comico, commedia all'italiana. Ok, E allora. ha portato dei grandi incassi che No, hanno dei grandi incassi dove? Foreggiare quello che è il cinema, quindi poter realizzare grazie a quegli incassi film diciamo di nicchia, giusto? Con i soldi della commedia all'italiana si è potuto realizzare anche il film di nicchia, giusto? E quindi un vantaggio ce l'aveva, però quel film è rimasto nei confini italiani, al contrario di quelli citati prima. Quindi è Appunto, ti sei stato risposto. da addetto ai lavori, è stata una decisione presa da chi gestisce il cinema, oppure è stato il momento a far capire che non era più periodo di portare avanti il western oppure il film action e quindi puntare esclusivamente sulla commedia. Quindi un indirizzo venuto dal pubblico che andava in sala. Può essere questo il motivo, a tuo parere? Ti rispondo ni, tra noi sì, perché persone come Castellari purtroppo non ne vedo, non dico che non ci sono, magari non hanno la possibilità di farsi conoscere, vista la situazione economica italiana riguardo il cinema, perché fino a quando le cose saranno dentro al MIBACT, oltre i famosi film d'autore, non penso che potranno uscire altre belle produzioni. Allora, Ti posso dimmi. citare due film che hanno voluto, diciamo, imitare quello che era il poliziesco anni 70, due film produzione 2020-2021. Uno è Calibro 9, che è il seguito del famoso film Milano Calibro 9. Ovviamente sono cambiati gli interpreti perché non ci sono più, sono scomparsi i protagonisti dell'epoca. E poi Bastardi a mano armata. Sono due film prodotti in Italia che però hanno puntato su quello che era il film, il poliziottesco così definito anni 70. Secondo te è una giusta direzione questa che stanno provando? Oppure devono cercare di imitare gli americani? Quindi di cercare di fare i film come li Allora. fanno gli americani, come li fanno i francesi? Non dimentichiamo film francesi. Nikita, ad esempio. Io ti ho capito, però tu devi anche vedere la situazione qual è. Allora, noi abbiamo un pubblico che ormai mira all'arte,
Sono tutti acculturati. In Italia sono diventati tutti acculturati. Poi non sanno fare 2 più 2 con la calcolatrice o scrivono. È colpa del Allora, dettatore, no, no, ma per l'amor di Dio. Allora, purtroppo tra virgolette, no. nel senso che sceglie male oppure non è stato abituato, dai, diciamo così, si è No, abituato. no, 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 perché qui abbiamo tantissimi appassionati dei polizieschi anni 70, abbiamo tantissimi, ma milioni di appassionati di cinema d'azione, eppure cinema d'azione non se ne fa. Abbiamo altri milioni di Allora, il cinema è suddiviso in varie tipologie, ok? Quindi se io sono amante del cinema d'azione non significa che mi fa schifo il film d'amore o magari il film thriller o horror. No, non significa nulla. È che, come dici tu, sì, siamo stati diseducati a una tipologia di film meno industriale, ok? Tutti vogliamo vedere la storia vera, tutti vogliamo piangere, ma non è vero assolutamente, perché altrimenti il successo dei film americani a differenza dei film italiani? Perché evidentemente il problema sta all'apice, ovvero la distribuzione. Io faccio un bellissimo film, ma se in America non sanno che io ho fatto questo bellissimo film, io non verrò mai riconosciuto a livello internazionale. Oppure magari una bellissima sceneggiatura, vado da un produttore, il produttore me la legge lì, e adesso dobbiamo parlare anche della produzione, e mi vede, sì, ma questo film, vedi, qui è violento, non si può fare, e no, qui dici... Non la posso dire perché sennò adesso ti censurano anche a te, però magari dici omosessuale in quell'altro modo che non si può dire, o oh no, per l'amor di Dio, perché poi tutto ciò che ha distrutto il cinema dopo il MIBAC è stata la famosa politically correct. Scusate la pronuncia, ma io all'inglese siamo due cose. Ok, però per farti capire, qualsiasi cosa vada, che ne so, a disturbare la mente dei ben pensanti, via, cancelliamo, non si può fare, no, per l'amor del cielo, ok? Però gli americani possono farlo, però gli americani distribuiscono a livello internazionale, quindi noi vediamo un prodotto americano, ma gli americani i prodotti nostri non li vedono. Se sti ragazzi che hanno fatto Calibro 9, prego per loro che sia che diventi di successo a livello mondiale. Adesso anche perché con l'on demand è molto più facile, perché metto un mio film su Netflix, me lo vedono in Australia come me lo vedono in Cina, quindi non so se in Cina c'è Netflix, sinceramente, però comunque riesco ad avere una distribuzione veloce, rapida e indolore, diciamo così. Però non è così perché nessuno finanzia, cioè un produttore ha paura di finanziare un progetto. Soltanto perché magari faccio vedere una scazzottata con un po' di sangue sul naso, ah no, per l'amor del cielo non si può fare. Io ti dico subito che ho creato una pubblicità da nulla come regista e coordinatore stunt di una famosissima marca di abbigliamento che ovviamente non nominerò, te lo dirò in privato. Dalla commissione è stato detto che era violento e non potevano metterlo in onda. Allora, la stessa ditta ha come pubblicità un rapper napoletano con una birra in mano e che dice quelle parole, te le traduco, andiamo in carcere a fare bordello con la tuta di, e sarebbe questa marca. Quello non è diseducativo, ovviamente, per un giovane, invece la simulazione di un set, di un cinema, di un film d'azione, perché era questo, e la storia è breve, te la racconto subito così. Allora, questo ragazzo stava girando un film d'azione su un set costruito. Non era capace, il regista si arrabbia e se ne va. La costumista vede la tuta di questa marca sulla sedia, guarda il ragazzo e gli dà la tuta di questa marca. Lui si sente quasi più forte e quando il regista torna tutto incazzato, che gli dice azione, si smuove tutta una cosa, tipo da supereroe, diventa quasi Superman indossando questa tuta, e picchia tutti e poi il regista rimane interdetto, no? E gli cade questo bicchiere di caffè, anche un po' comica alla fine. Rimangono tutti sbalorditi. Ah, bellissimo, bellissimo, bellissimo. La commissione blocca della società stessa, che dicono può essere un messaggio troppo violento per i giovani che se mettono la tuta diventano violenti e ti menano. Cioè, ma io dico, con questa mentalità, noi, ma fate voi, mando cacchio, voi andate. Allora, giustamente, a un regista, a un produttore, gli passa la voglia, ok, di rischiare e dire, comunque un film costa,
E se io vado a spendere 2-3 milioni di euro per girare un film d'azione che poi magari in commissione me la bloccano perché dicono è diseducativo per i giovani, lì sono tutti soldi buttati, dati persi. In più, se vado con una sceneggiatura del genere al MIBACT a chiedere, guarda, vorrei fare un film del genere, prendono, accartocciano e buttano nel cestino. Allora, finché esisteranno i ben pensanti e questo maledetto politically correct che sta distruggendo l'arte nel mondo, noi non faremo niente e l'Italia morirà qui. Ci puoi scrivere anche Nostradamus Gabriele Mansueto qua sotto, perché sarà così finché non cambierà la mentalità. Ok? E Capito. gli E poi c'è americani, i francesi, gli americani e persino gli indiani fanno film d'azione. Successo mondiale, siamo gli unici rimasti nel mondo a non riuscire a fare un film d'azione decente. E quelli che ci sono tutti che comunque devono avere per forza all'interno. O due ragazze che si baciano, non farmi dire il termine, o qualche uomo di colore che sta con una bianca perché altrimenti siamo presi per razzisti. C'è tutto questo procedimento filosofico, non so che da chicca è partita sta cosa, che ci blocca, ci blocca. Gabriele, ma non può dipendere da chi scrive, ovvero dagli sceneggiatori. Ma sono guidati, poverini, anche loro. Loro scrivono una sceneggiatura, vai dal produttore, il produttore dice sì, ok, la storia mi piace, c'è un concept carino, una struttura che si può lavorare, ok, però vedi, no, questo non va bene. Mettimici uno sulla sedia a rotelle, che parliamo pure dell'handicap, così ci danno il punteggio al MIBACT, capito? No, no, perché stanno due bianchi insieme? No, 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 lo svedese deve stare con nero, perché se no, capito? Perché se no ci pigliano per razzisti. Acquisisci punti. Allora, uno sceneggiatore parte già col preconcetto che deve strutturare la sceneggiatura per ricevere punti dal MIBACT, perché altrimenti non hanno soldi per girare. Cioè, non giriamoci intorno. Io sono diretto perché a me non me ne frega niente, sinceramente. Non sono un produttore, non ho problemi, però posso anche non lavorare più, non mi interessa, ma la verità è questa. E purtroppo è tutto strutturato su questo politically correct che io non sopporto più, che sta distruggendo veramente lo spettacolo nel mondo. Adesso sfido. Adesso, è una frase detta da loro, non da me, per l'amor di Dio, anche perché sappiamo che abbiamo tutti amici. Così, vabbè. Non esisterà più un film di De Sica dove lui potrà dire Avrocio, no, perché glielo censurano. Eppure la maggior parte era quello, quando lui fingeva di essere un gay, prendeva in giro altri gay, per l'amor del cielo. Amici miei, carissimi, uno addirittura non c'è neanche più, mi dispiace tantissimo, omosessuali, ridevano anche loro su questo. Quindi questo politically correct, da dove è nato? Da chi soprattutto? E perché? Cioè, se io mi ritengo offeso oppure dico questo film è troppo violento, cambio canale. O esco dal cinema, se nel caso sto al cinema. Questo è un discorso che non riguarda solo il cinema italiano, ma quello globale, a livello globale. Sì e no. Sì e no. In Italia scordati proprio che ti danno un punteggio, perché adesso c'è una commissione che legge la tua sceneggiatura e decide per te se è il caso di fare il film o no. Quindi ti va a stroncare anche la fantasia. Un regista o comunque lo sceneggiatore stesso, lo scrittore, quindi l'ideatore di tutto ciò, è castrato già dall'inizio. Perché dice io vorrei fare questo film. Ma dopo non me lo finanziano, allora che cosa sono costretto a fare? Inventarmi una storia per poter avere un punteggio per arrivare a un risultato e farmi finanziare il film. Come fai a essere libero di scrivere? Questa è dittatura per quanto mi riguarda. E se Quindi i continuate, dimmi. sceneggiatori si trovano in una situazione un po' particolare. Ma assolutamente sì. Allora, conosco tantissimi amici sceneggiatori che hanno delle bellissime storie. Bellissime storie per chi? Per un mercato estero. Ed è la cosa più brutta da dire per me che sono italiano e amo il mio paese, capisci? Perché noi non possiamo essere come la Francia, non possiamo essere come, ma addirittura come gli indiani, che io scherzosamente li prendo. Io ho lavorato anche per Bollywood, per un bellissimo film, quando hanno girato in Italia, sempre grazie alla famiglia Folco. Ho coordinato la regia di seconda unità di un combattimento stupendo a Genova per l'Inspector Notti. È una sorta di agente supereroe, ma bellissima, una storia leggera per tutti, carina, fruibile.
Abbiamo fatto tutto, non c'era bisogno di censura, non c'era bisogno di niente. Il regista diceva: ah, vuoi dare il cazzotto così? Fai, fai, mi piace, bello, ok. C'era la libertà di fare questa cosa. E giravano tanti di quei soldi che tu non puoi immaginare. E quello che la gente qui in Italia non capisce è che il cinema non è un lavoro, come si dice, un qualcosa di artistico, come magari dipingi un quadro, trovi il collezionista che gli piace, allora lo vendi a 2 milioni di euro, ok. Sì, l'arte, ok, mettiamola da parte, si dice, no? Il cinema deve essere un'industria da posto di lavoro a centinaia di migliaia di persone ogni anno, ok? A partire dagli operatori di camera, all'elettricista, al costumista o al catering, agli hotel che lavorano, alle città, agli uffici turistici soprattutto, perché poi se vogliamo parlare anche di cosa c'è intorno al marketing cinematografico, prima di tutto c'è la valorizzazione del territorio. Tutti a lavorare lì, diciamo, per attingere un po' di soldi dagli sponsor. Io posso essere smentito perché ti parlo da ignorante del settore, ma da chi purtroppo ci vive dentro, è il mio lavoro. Però, quindi è una questione di sì, è sempre stata una questione di soldi, ma bisogna anche saperli far girare. Bisogna creare un'industria. Come se fosse una fabbrica. Ok, servono tot pezzi, ta 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 ta. Ok, il cinema francese sta facendo dei film bellissimi. Anzi, no, aspetta. Il cinema spagnolo adesso ci sta disintegrando. Su Netflix sono tutti film spagnoli, d'azione, romantici, drammatici, thriller, horror, tutti film, uno più bello dell'altro. Cosa che anche noi saremmo capaci di fare, ma perché loro non hanno il MIBACT. Oppure se ce l'hanno di tutt'altra mentalità, dove dicono: bene, questo film può fare incassare tanti soldi e soprattutto fa pubblicità alla Spagna. Non mi interessa quale regione, fa pubblicità alla Spagna. Io adesso vorrei, io come Gabriele Mansueto, stuntman, regista, quello che ti pare, ho voglia di andare in Spagna a vedere com'è, magari a lavorarci, perché vedo che hanno tutt'altre capacità. Determinata scena che hai visto in TV o sul grande schermo, Non ho giusto? capito, scusa. Ho detto, va a chi ha visto un film o una serie TV girata in una location, potrebbe essere curioso di andare sul posto a guardare, ah, qui è stata girata questa scena, come ad esempio a Matera è stato girato l'ultimo James Bond, che uscirà prossimamente, Covid permettendo. Quindi molta gente che non c'è mai stata, dice, che facciamo? Andiamo a Matera, andiamo a vedere dove è stata girata quella scena. Ah, sul ponte. La stessa Ecco. avviene per altre produzioni. Ho Guarda, sì, è semplice, è un capito concept, si chiama turismo cinematografico, Claudio, si chiama, è facile. A Matera non riuscivi a prenderti un caffè, ci sono capitato, non questo ci riuscivi a sono prenderti un caffè. le commissioni per quanto riguarda le regioni, per stanziare dei fondi alle produzioni che vengono da fuori. Quindi Eh sì, lì ci sono le film commission, che poi ne sanno più di me. le film commission ovviamente mirano a quella che è la promozione del territorio. Bravissimo. Questo in Puglia si sono girati tantissimi film e fiction. E penso che la Puglia sia una delle regioni più ricche d'Italia in questo caso. E soprattutto, scusami, nel settore di turismo cinematografico è il più preso di mira. Oh, guarda, lì è dove hanno girato la scena con Zalone. Pam, tutti lì a vedere. Oh, guarda, voglio farmi la foto dove si è seduto anche lui qui. La mentalità del turista è questa, okay? Ed è giusto che sia così, è bello, ma si crea un circuito. New York, io ci sono stato parecchie volte. Bella, per l'amor del cielo. Quando ero lì mi rendevo conto che è rimasto tutto fermo agli anni Ottanta. Capisci? Perché avevano creato una sorta di cartolina. Cioè, cinematograficamente parlando, il ragazzo italiano ha il sogno americano non attraverso magari la storia e la cultura di quel luogo, ma perché l'ha visto al cinema. Magari ha visto i Ghostbuster e vuole andare a vedere l'Empire State Building perché c'è stato l'omone lì, l'omino Michelin. Cioè, tante cose che vengono strutturate all'interno del cinema è marketing, è tutto composto dal marketing. Ecco perché ti dico, è un lavoro come un altro. Gli esterni che vedono un film dicono: ah, mi piacerebbe lavorare nel cinema, ma io sinceramente non ve lo auguro proprio.
è un bordello dalla fase di sceneggiatura fino alla post-produzione, è qualcosa di allucinante, è una colata come si dice, di acqua di fogna, e tu devi cercare di non annegare ormai al giorno d'oggi. Non c'è più la magia del cinema. La magia del cinema è riuscire a sopravvivere. Lì, quella è la vera magia, per quanto mi riguarda. Io Gabriele, la provo vedo. a farti vestire i panni del produttore e facciamo finta che hai a disposizione un bel po' di soldini e devi realizzare un film. Allora, la prima cosa che dovresti fare è cercare un regista, i protagonisti e la location e ovviamente una sceneggiatura. Da dove parti e come parti? Dalla sceneggiatura, prima di tutto. Parto dal progetto. Se il progetto è un progetto che può funzionare, lo si può fare. Attraverso quello facciamo uno spoglio e quindi un piano finanziario. Di solito è così che funziona. E poi il coraggio di andare a cercare soldi. Quello è tutto. Io, per esempio, ho due film che saranno fatti, ma sai dove? In una nazione che io non sapevo neanche dell'esistenza, se non fosse stato per il risico. Il Kazakistan. Girerò due film in Kazakistan appena tutta questa maledetta pandemia finirà, o comunque rallenterà la morsa. Partirò per il Kazakistan, e girerò due film scritti da me e coprodotti con un'azienda che mi sono dovuto creare ad hoc per collaborare con una casa di produzione cinematografica di quel posto lì. Ok? Ecco perché ti parlo di sopravvivenza. Mi sono inventato un lavoro che in realtà non è mio, ma sono stato costretto a fare una cosa non mia per arrivare a un determinato punto. È quella che io chiamo sopravvivenza. Allora, faccio una premessa corta corta. Stessa sceneggiatura, identica, la stessa che ho spedito in Kazakistan, dove mi hanno ringraziato addirittura di avergliela spedita. Qui mi è stato detto: ma non sono 110 pagine. Sai che la sceneggiatura va presentata con un determinato standard. Allora, io mi sono chiesto, colpa mia, magari non ho ben specificato che quando si tratta di un film d'azione, hai presente le famose pagine al minuto, no? Di solito si scrive la sceneggiatura in modo che, si dovrebbe arrivare a fine della stesura con 100, 110, 120 pagine, perché stanno a definire che il film dura dai 110 ai 120 minuti, su per giù. Allora, cosa mi va a fare il produttore italiano? Mi va all'ultima pagina e mi dice: ah, ma sono solo 78 pagine. Qua c'è il momento di silenzio catartico proprio. Allora, ok, sono 78 pagine, ma tu, prima di leggere che sono 78 pagine, del contenuto ne vogliamo parlare? Sai di che cosa stiamo parlando? Cioè, allora, finché si andrà a guardare la forma prima del contenuto, noi non riusciremo a fare più niente e sarò costretto a girare tutti i miei film all'estero. E non sono contento di farlo, attenzione, anche se ti dirò di più, ci guadagno anche meglio. Però non è quello che voglio. Io volevo arrivare a una conclusione dove poter dire: ok, l'Italia riesce a essere concorrenziale col cinema tedesco, col cinema francese, col cinema americano addirittura. Perché adesso sono loro che insegnano a noi come fare cinema. È diverso. Ricollegandomi al discorso di prima, quando tu mi dicesti: ma i film con Castellari non si fanno più, oppure ci hanno provato quelli di calibro 9. No, non è cambiato il pubblico, è cambiato proprio il mercato. Adesso gli americani, quando vedono che noi riusciamo a fare una cosa buona, loro uniscono le forze tra di loro, cosa che noi in Italia non facciamo, ed è un grosso errore. Loro cosa fanno? Uniscono le forze e dicono: guarda, in Italia hanno fatto sto film che a noi ci ha fatto un guarda i bracci, no? Allora, facciamo di meglio. Come facciamo a fare di meglio? Ovviamente, con più soldi ci mettiamo quattro attoroni che noi possiamo pagare. E abbiamo fatto l'opera d'arte. Noi da loro non abbiamo nulla da invidiare se non i soldi e il mercato e la mentalità soprattutto. Capisci? Un film, e poi ti dico la verità, tanto rimane tra me e te e 700-800 mila persone che ci guardano. Un film, ok?
che togliamo il budget per l'attorone di turno, che tanto meno di 300.000 euro non si piglia nessuno. Un film fatto benino, carino, già da presentare su una piattaforma come Netflix o Amazon Prime. È fattibilissimo, anche con 500-600 mila euro. È un gran bel budget. Noi presentiamo business plan 2, 3, 4 milioni. Perché? Perché già dal MIBACT il primo milione sparisce, non si sa che fine fa. Arriva al regista o addirittura al direttore di produzione, che poverino poi deve sbrigare tutto, e comincia a dire: ma com'è che abbiamo chiesto 4 milioni e mezzo e noi ce ne abbiamo solo uno e mezzo per girare sto film? Gli altri dove stanno? È la spesa, è la tassa, la tassazione, l'aliquota, papà, pipipi. E il poverino finale, nel prodotto finale, si ritrova quattro spicci. Ecco perché, ovviamente, se io ti dico: guarda, io il film te lo giro con 500.000 euro, sono capaci che mi danno 20.000 euro per girare il film alla fine. E non va bene, non è così. Dovrebbero darci l'opportunità di dire: ah, ok, vuoi fare un film con 1 milione? Segniamo tutto, fatturato, eccetera, eccetera. Chi mi eroga i soldi me li gestisce direttamente lui. Io mi prendo il mio stipendio, l'altro si prende il suo stipendio, le maestranze prendono i loro giusti stipendi e verrà gestito da un ente esterno. Invece no, siamo sempre governati da una politica zozza, perché l'Italia è così, tutti che vogliono fare i furbetti, e alla fine al prodotto finale arrivano quattro spicci e non andremo mai avanti questa testa, mai, mai, mai. Ecco perché te l'ho detto, puoi scrivere Nostradamus, il cinema italiano sta scomparendo. Gabriele, oggi forse causa Covid, forse perché cambiano i tempi, le produzioni si stanno orientando sulla realizzazione di film destinati alla piattaforma, ovvero alle varie piattaforme streaming, le più popolari. Il famoso on demand, come dicevo prima. Quindi questo è quello che sta portando questo l'ultimo periodo. Ripeto, può essere anche il Covid, forse ha accelerato i tempi, ma probabilmente era quello che sarebbe accaduto in futuro e sta già accadendo prima dei tempi. Questo sta portando a un cambiamento anche di idee, a tuo parere, potrebbe anche portare a quelle che erano le tue quello che tu vorresti in pratica, oppure peggiorerà la situazione? No, allora, il Covid è una tragedia indescrivibile, ha bloccato me stesso per due progetti, quindi sono abbastanza incavolato con questo Covid. Però ti dico la verità, allora, l'on demand, Netflix, Prime o altre comunque, che spero che nascano, spero che crescano sempre di più, perché grazie a loro il mercato è diventato più facile. Quando prima si necessitava per forza di una distribuzione forte, perché il film doveva essere venduto in sala, al giorno d'oggi al cinema non ce va più nessuno, diciamoci la verità. È una cosa che purtroppo non possiamo guidare noi, è una cosa più grande di me, non te la so neanche Quello che è spiegare. successo potrebbe essere diciamo, il colpo di grazia per il cinema. La gente Assolutamente. tornerà in sala quando tutto questo sarà finito, o si sarà abituato a quello che ha fatto ultimamente, quindi a guardare in casa il film. Allora, guarda, sì. Sì, anche perché adesso stanno vendendo i maxi schermi a 4 soldi, quindi posso avere un 60 pollici a 300 euro, perché andare al cinema? Allora, scherzi a parte, allora, l'atmosfera che si crea all'interno di una sala cinematografica è unica, okay? L'aria, il popcorn, il fatto che ci porti la ragazzina, il fatto che condividi una risata con tanta gente, il servizio con il multischermo, con il Dolby Surround, tutte queste cose qua. Cose che ormai con la tecnologia di oggi a 4 soldi ti porti a casa. Ma si parla di evoluzione, non possiamo, dobbiamo andarci solo dietro, non c'è nulla da fare, capisci? La cosa che ti dico io, come a livello di produzione, è conveniente, perché essendo più facile la distribuzione, ovvero ti spiego, faccio un film, Netflix mi dice: sì, mi piace questo film, lo mettiamo dentro, via. Il film viene conosciuto in tutto il mondo con un click, ok? Mentre invece in sala ci devi andare, ti devi comprare il biglietto, ti devi pubblicizzare per convincere l'utente a dire: guarda, il mio film parla di questo, questo, questo e questo, vienilo a vedere, ti prego. Deve essere anche distribuito in molte sale. Bravissimo, bravissimo. Però a livello di mercato è diverso, perché?
Una volta, almeno una volta, oggi non lo so, non mi sono ancora aggiornato sinceramente, ma spero che tu abbia a che fare con un produttore professionista perché sarò il primo a vedere l'intervista e imparare da lui. Allora, cosa succede? C'è la distribuzione, c'è quel famoso accordo in cui la distribuzione ti dava già un anticipo del film, prima di acquistarlo. Vedeva il progetto, se ne innamorava e diceva, ok, mi piace questo film. Quanto costa? 1,5 milioni? Va benissimo, mezzo te lo do io per la distribuzione, però ovviamente firmano un accordo dove dicono, almeno una volta era così, dicono ok, questo film è mio, punto e basta, la distribuzione è mia, me la gestisco io. Comprava i diritti del film in teoria. E da questo si sviluppava già come si dice, il primo anticipo in cui il regista diceva ah, finalmente ho qualche soldo in tasca per poter iniziare a girare il film, come dico io. E una volta funzionava così, adesso si sta spegnendo tutto. Gabriele, ci stiamo avviando alla conclusione, però ti No, do. perché? Dai, Aspetta, facciamo altre 2 ore. no, aspetta, ti do anche una buona notizia. La vuoi la buona notizia o Ma magari almeno una nella vita non sarebbe male, dico. vabbè, la buona notizia è che io vorrei rifare questa chiacchierata, diciamo sempre parlando di cinema, affrontando anche argomenti diversi in maniera più approfondita. Ma anche in compagnia di altri professionisti del settore. Che ne Ma magari. diresti se invitassimo Enzo G. Castellari? Il grande maestro, ma mi sentirei piccolo così, guarda. Sì. Allora, guarda, ti dirò, quello che ci siamo detti tanto corrisponde benissimo a quello che lui mi ha insegnato, quindi alla fine sì, è come parlare con la stessa persona in realtà, gli sarei l'angioletto sopra la spalla, perché approvo qualsiasi cosa lui dica. Puoi vederlo anche attraverso il nuovo montaggio, poi te lo manderò anche, no, è già su internet, scusami, su YouTube. Si può dire YouTube in televisione? Perché ho rimontato personalmente l'intervista dopo 13 anni perché l'avevo vista un po' troppo lunga, un po' troppo che girava intorno al discorso perché il montaggio non era stato fatto da me ma dal mio amico e collega. L'ho ripresa così, in un attimo di nervosismo, così come ho parlato con te oggi, che mi hai messo nervoso. No, perché è vero, quando ami una cosa e la vedi un po' calpestata, dà fastidio dentro, e si nasce un odio profondo, viscerale, per non si sa chi poi, capito? Perché è nato tutto in una maniera così dal nulla. La crisi ce la siamo creata da soli, e quello è il problema, capisci? Bene, ti voglio far concludere in bellezza. Dimmi il film italiano girato ultimamente che hai visto che daresti, non dico 5 stelle, ma quasi. Italiano. Beh, sì, e se no non ti metterei in difficoltà, scusami. Sei un amico, davvero? Aspetta, cinema italiano. Guarda, ti posso dire la verità. Ho visto un film, non ricordo il titolo, però. Allora, film italiani, commedia, ma sono solo commedie, che purtroppo ci vediamo solo noi, ed è un peccato. Dove c'era Pierfrancesco Favino e la Smutniak che si scambiavano di personalità, cioè lui diventava lei e lei diventava lui. Guarda, vedilo perché è qualcosa di. Allora, sono due attori fantastici, ma veramente fantastici. Sono stati bravissimi a interpretare quei ruoli ed è stato anche difficile. Ma anche a livello registico, i movimenti di camera, la fotografia, è stato tutto bello, ok? Quindi è lì che divento ancora più nervoso perché dico, porca miseria, siamo capaci di fare bellissimi film, perché non ce li lasciano fare? Semplice. Io ci avrei messo sempre qualche palazzo che esplodeva, qualche macchina che cappottava in più, ma questa è una cosa mia, è una deformazione mia, perché sono nato come stuntman e morirò da stuntman, questo è poco ma sicuro. Però, per dirti, abbiamo le capacità, perché non farlo? Gabriele, un bel film action, quale sarebbe l'attore ideale italiano che potrebbe interpretare il protagonista e invece la coprotagonista femminile sempre italiana? Parliamo di giovani leve, quindi non attori di vecchia guardia, che sicuramente sono quelli che ti stanno più a cuore, però. Vabbè, ma di Giuliano Gemma qua non ce ne sta più nessuno, cioè, dove lo trovo uno come Giuliano Gemma? Grazie.
attore protagonista e attrice Allora, rigorosamente italiani. E anche che se cosa faresti? Qual è la parte che daresti? non la vedo da un po', la carissima nostra amica Giorgia Wurt è un talento riguardo l'action, non solo perché gli piace, e lo sappiamo per certo, ma ha anche delle buonissime abilità, perché l'ho coordinata in un cortometraggio che si chiamava Schiaffi, insieme a Michele La Ginestra, e gli ha dato tante di quelle botte, ma tante di quelle botte, ma ci siamo divertiti tutti e tre. Lui a prendersele, lei a darle e io a coordinarli. Due bravissimi attori, sinceramente, ma Giorgia mi ha dato veramente come si dice, l'impressione di una action girl, ok? E ce la vedo parecchio in un film d'azione, ti dico la verità. In Come quale a, ruolo? ne, ah, nel ruolo di una che mena, sicuramente. Sa picchiare, ottima tempistica, buona tecnica. E poi la cosa che mi piace tantissimo di Giorgia e anche di altri attori che ho conosciuto, per fortuna, è la grande umiltà. Stanno lì, ascoltano e imparano, non hanno mai da dire la loro, come per dire, ah, ma se facessi così invece che colà, no, sono lì, ascoltano, imparano, e infatti è sempre uscito tutto bene e sono contento così. Tranne qualche attore, non faccio nome perché se no andiamo a litigare, che ce l'ho proprio qua, però vabbè, tu lo sai chi è. Per Comunque, a parte questa questo, sfida, chi andiamo a prendere per interpretare il protagonista? guarda, purtroppo ho visto Favino in ACAB, bravo, però se tu mi dici giovane leva, io ti posso dire forse Luca Argentero, di conosciuti. In un action. Sì, in un action vedrei benissimo Luca Argentero e Giorgia Wurt. Quello sì. Numero due. E avrei già una sceneggiatura da affidarvi, veramente. Mentre i due film che abbiamo citato prima, Calibro 9 e Bastardi a mano armata, sono interpretati da Mario Bocci. Forzato per me, sinceramente, se il giudizio personale. Allora, tutti i personaggi di questi film italiani che vogliono riprendersi un po' al filone poliziottesco anni 70, li vedo tutti molto forzati. Questa è la parola che mi viene da dirti. Questa recitazione non proprio spontanea, che a me non piace, anche queste scene d'azione esasperate, che però alla fine non lasciano nulla. Ok, c'è una regia un po' scontata anche addirittura sulle scazzottate e sulle sparatorie, non parliamo degli inseguimenti. A livello di regia tecnica, parlando sempre di film d'azione, ti parlo sempre di scene action, io sono esperto in quello, non mi occuperei mai di altre cose, però penso che manchi seriamente una seconda unità addestrata all'occasione, per quanto gli stuntmen siano stati bravi. Però, ecco, uno stuntman, uno stunt coordinator che non è ascoltato, è come se metti un pollo ma non lo metti nell'acqua, non riuscirai mai a fare il brodo, no? Quindi, se chiami uno stunt coordinator, bisogna prenderlo sul serio, sia come tecnica della scena da girare, ma anche della scena, cioè della tecnica registica, quindi del movimento di camera, di quanti mezzi vanno usati per girare una determinata scena. Io potrei farti un inseguimento anche mettendo un Ronin sopra una bicicletta, non è quello il problema, ma bisogna sempre capire qual è il tipo giusto di inquadratura, il movimento che vuoi dargli. Okay? Vedo inseguimenti con immagini fisse, qualcosa di abominevole per quanto mi riguarda. Gabriele, ci stiamo avviando alla conclusione perché il tempo è terminato anche da un po', però vorrei riaffrontare diversi argomenti con te e ripeto, se poi ne avremo la possibilità, anche con altri ospiti Ma magari che noi andremo a invitare, vedremo se accetteranno questo invito. Una ti delle posso domande che ti andrò a fare e non mi dovrai rispondere adesso, da buon stuntman, è che ci sono attori internazionali che sembrano bravissimi in quello che fanno e forse non lo sono. Può essere, ti faccio un esempio: Jet Li. Non mi dovrai rispondere adesso. Jet Li, guardi il film e dici: mamma mia, questo in un combattimento corpo a corpo che so con Van Damme, tra virgolette, che sappiamo che comunque è stato campione.
di kickboxer veramente nella realtà, quindi e non di danza è... classica. Quindi attori tipo Jet Li, ce ne sono anche altri, se sono effettivamente così bravi come si vede o è stato molto bravo chi lo ha addestrato. Però in questo momento non mi dovrai rispondere, lasciamo l'interrogativo, mi risponderai alla prossima intervista. Ti riporto solo al discorso dell'abilità registica e lì mi fermo. Bene, Gabriele, un grande abbraccio. A te, grazie mille per l'occasione. Ci vedremo presto, se vorrai. Certo, ma come no, assolutamente. Anzi, ti consiglierei anche di fare un'intervista a quattro e oltre Castellari metterci anche Ottaviano Dell'Acqua, sai le risate? Lo so, Ottaviano Dell'Acqua è impegnato sul set. Sì, è sempre impegnato. Ma proprio in questo periodo è molto impegnato, quindi... E mi fa solo piacere, guarda. Ed è positivo, comunque, vedremo se riusciamo a sentire anche lui. Ma ce ne sono di bravi stuntmen, tanti, ma non ci fanno lavorare, per il semplice fatto che film d'azione in Italia non se ne fanno. È lì il problema principale. Se no siamo bravi tutti, poi siamo costretti a farci la guerra o parlare, sparlarci male di tutti. Perché? Perché c'è poco lavoro in realtà. Ma qui... Perché all'estero, se non era per sto Covid, io forse oggi non stavo qui a fare l'intervista con te. Con rammarico, ma comunque stavo facendo altro. Però Gabriele, come ti dicevo prima, già qualche passo lo sta muovendo il cinema italiano. Ti ho citato due titoli che purtroppo sono usciti non in sala per via del Covid, ma solo sulla piattaforma. Non so che tipo di riscontro... È stato meglio. Che tipo di riscontro stanno avendo a livello di visualizzazioni su... sulle varie piattaforme, però sono stati realizzati a distanza di poco tempo. Vedremo se ci saranno altri progetti che cercheranno di ripercorrere questo percorso. È da tempo che non si vedevano produzioni cinematografiche a quei livelli, quindi può essere un passo positivo? Guarda, ti dirò, a quei livelli mettiamo un punto interrogativo. Non siamo tornati a quelli che erano anni 70 80, dove anche con pochi soldi si realizzavano prodotti che tiravano molto in sala, quindi il pubblico andava volentieri a guardarlo in sala e lo rivedeva volentieri in cassetta a casa o in televisione. Però diciamo che qualche passo lo stanno muovendo, quindi non più commedie o film drammatici, ma anche action. Lo stanno muovendo, ma lo stanno muovendo nel pieno della libertà, a livello di sceneggiatura, di storia? Bisogna vederlo. Allora ti invito a guardare queste due pellicole e poi nella prossima intervista mi saprai dire. Assolutamente, però comunque ti ripeto, devono lasciarci la libertà di esprimerci. Vedremo. Comunque rimane quella domanda col punto interrogativo che mi risponderai alla prossima. Un abbraccio, un saluto a chi ci ha ascoltato, ha avuto la pazienza di ascoltarci. E soprattutto a te, che oltre a essere un caro amico, ti ritengo un ottimo professionista. Troppo gentile, grazie. Stessa cosa per me.